L'approvazione in Consiglio Comunale della nostra mozione del Movimento 5 Stelle sul question time del cittadino è un'importante novità per la cittadinanza fanese. Questo è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, quello di avvicinare la cittadinanza all'amministrazione. Facendo seguito al decreto trasparenza del 2013, dove si parlava di ampliare le possibilità di relazione tra cittadino e amministrazione, con il question time del cittadino, ogni cittadino potrà direttamente parlare con l'amministrazione. In cosa consiste? Consiste nel protocollare sul sito del Comune oppure tramite la modulistica che a breve verrà messa a disposizione dagli uffici del Comune una domanda, un'interrogazione, un dubbio che ogni cittadino fanese può avere riguardo qualunque problematica della nostra città. Poi il bello è che il cittadino stesso verrà chiamato in consiglio comunale, proprio come succede a noi consiglieri comunali, a proporre questa sua interrogazione, questa sua domanda, a sentire la risposta del sindaco o dell'assessore competente e poi a dare o meno il suo gradimento. Questo, ripeto, è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle perché l'idea di avvicinare la cittadinanza all'amministrazione per noi è fondamentale. Era già stata fatta questa interrogazione nostra nel 2017 dal collega Fontana, però era stata bocciata perché era stato detto, tra le altre cose, da qualche consigliere che si sviliva il ruolo del consigliere comunale. Per noi invece è tutt'altro. Noi abbiamo il compito di vigilare quello che fa l'amministrazione e di fare delle proposte. In questo caso questa proposta è stata accolta finalmente favorevolmente da tutto il Consiglio Comunale con la sola astensione della Lega, però questa è un'opportunità grandissima che ogni cittadino ha di fare domande direttamente all'amministrazione e di avere direttamente delle risposte. Per noi è fondamentale la vicinanza, vista anche la lontananza che c'è con le ultime elezioni, del cittadino all'amministrazione. Speriamo che i fanesi ne colgano l'opportunità e si avvicinino all'amministrazione su questo suggerimento del Movimento 5 Stelle di Fano.